Analisi e accordi di Due Altalene di Mr. Rain, presentata al Festival di Sanremo 2024. Eccoti un altro video per vedere assieme che cosa rende speciali i brani in gara e quali segreti e trucchi armonici nascondono. Il brano è in Si bemolle e questa è la porzione 6x6 del circolo che ne contiene gli accordi di base e con la quale potremo associare gli accordi ai loro gradi e verificare se fanno parte della scala armonizzata oppure no. In alto, in sovraimpressione, puoi vedere come le varie sezioni vanno a comporre la struttura del brano e sopra le tastiere c'è il plugin di analisi real-time degli accordi. Osservalo attentamente, perché potrai scoprire quali accordi alternativi si possono usare per dare un po' più di sapore all'arrangiamento. Ora passiamo subito ai nomi degli accordi di ogni sezione e ai loro gradi, che ne individuano la funzione armonica. Subito dopo scopriremo assieme che cosa rende speciale questo brano dal punto di vista armonico e dell'arrangiamento. Il brano entra diretto sulla prima strofa, senza nessun tipo di introduzione, dove troviamo un giro di accordi ripetuto per due volte, costruiti su primo grado, secondo grado minore, sesto grado minore e quarto grado. Ascoltiamo. Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Insegnato a ridere. Se nella strofa il livello di tensione armonica rimane medio-basso, con accordi che hanno funzione di tonica o al massimo di sottodominante, è nel ponte che segue che il livello di tensione aumenta. Infatti, dopo la strofa, c'è un brevissimo ponte che la collega al ritornello, composto da due soli accordi, costruiti su secondo grado minore e quinto grado, che ha la funzione armonica di dominante. Facile se non sei con me. Anche nel ritornello troviamo un giro di quattro accordi che si ripetono per tre volte, costruiti sul quarto grado, primo grado, quinto grado e sesto grado minore, seguiti da due accordi di chiusura, costruiti sul quarto e sul quinto grado. E quindi abbiamo un assortimento completo di tutte le funzioni armoniche, da quella di tonica, di riposo, a quella di dominante, con la massima tensione, che regala al ritornello un bel movimento armonico. Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme, anche se dura un secondo come le comete. Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce. Sotto la pioggia, sotto la neve, sospesi in aria come due altalene. Dopo il ritornello c'è un'introduzione che utilizza lo stesso giro di accordi della strofa per due volte, seguita poi da una strofa vera e propria, anch'essa composta da due giri di accordi. Infine, dopo la seconda strofa, troviamo una sezione special che ripete per due volte un giro di quattro accordi e mezzo, nel senso che l'ultimo accordo è un accordo di quinta che parte sus 4 e poi diventa normale. Quindi abbiamo un accordo costruito sul sesto grado minore, seguito da uno di quarto grado, uno di primo grado e poi la coppia di accordi di quinto grado, sus 4 e normale. Il tutto ripetuto per due volte e seguito da un ulteriore ritornello che va a chiudere la canzone. E così abbiamo visto tutti gli accordi delle diverse sezioni. Di questo brano, oltre che l'arrangiamento che ha saputo sfruttare molto bene l'orchestra che è ai piedi del palco di Sanremo, specialmente nella sezione che precede la seconda strofa, in cui l'orchestra dà il meglio di sé, mi è piaciuto molto anche il modo in cui la melodia si muove con un ritmo sincopato e per niente banale, ma soprattutto l'uso molto intelligente dell'armonia e delle funzioni dei vari accordi, per dare alla strofa
un'atmosfera rilassata e per dare invece al ritornello e allo special una bella altalena di tensioni armoniche. A questo punto hai tutto quello che ti serve per poter suonare l'accompagnamento di questo brano. Fammi sapere com'è andata nei commenti. E se hai trovato utile questo video, metti un bel like. Grazie e alla prossima!